Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV e oggi siamo qui per un nuovo video dedicato a bibite e integratori. Oggi ragazzi voglio recensire una bevanda che è uno spettacolo, davvero, stiamo parlando della Sport Drink, nome più bello di questo al mondo non esiste e fa parte della catena dei supermercati Carrefour, per cui non so cosa aspettarmi, sostanzialmente. Queste sottomarche non sono il massimo perché sono molto economiche e non hanno quella grandissima qualità che hanno magari marchi come Gatorade o Powerade. Però mai dire mai, può essere che questa bevanda, anche se economica, nasconde qualcosa di buono, per cui assaggiamola. Eccola qui, ragazzi, la nostra bottiglietta di Sport Drink, integratore del Carrefour. Che dire, sul design della bottiglia in sé non c'è molto da dire, è semplice e minimale, standard. Conosciamo integratori che hanno un design proprio dal punto di vista della bottiglietta molto più elaborato, molto più carino. Invece questo è un design proprio minimale al 100%. Come sempre abbiamo il tappo col beccuccio. Sapete benissimo come si usa. E poi, vabbè, è al gusto di limone, 500 ml. Sul retro, come sempre, valori nutrizionali, ingredienti, indicazioni, qualora dovessero interessarci. E che dire? Vediamo cosa nasconde questo integratore. Apriamo, ragazzi, questa Sport Drink. Come sempre, la verso dentro il bicchiere perché siamo in una recensione. Nel versarla si nota una certa limpidezza che va a svanire non appena il prodotto finisce dentro il bicchiere. Per cui questo è quanto. Non ha tanto il colore della limonata, sapete, un colore un po' più tenue e molto molto chiaro, un giallo molto molto tenue. Tenue anche l'odore, ragazzi, nel senso che si sente a malapena. Per cui non lo so, già a questo primo impatto la bevanda non mi convince, però mai giudicare un libro dalla copertina. Dobbiamo prima assaggiarla e scoprire cosa nasconde, com'è realmente questo integratore. Ragazzi, l'odore continua a non convincermi, non chiedetemi il perché. Però davvero ha un odore molto strano che non ho mai sentito negli integratori, per cui quello che ci resta da fare ora è semplicemente assaggiarla. Mamma mia, ragazzi, è incommentabile, veramente incommentabile, cioè provo a descriverla. Ha questo sapore prettamente chimico, cioè in gran parte un sapore chimico. Penso sia dovuto all'aroma, al limone che hanno utilizzato, ma di limone sa ben poco, cioè non si sente quasi per nulla questo aroma al limone. È coperto al 90% da questo sapore chimico, proprio qualcosa di chimico. Basta, non riesco più a berla perché veramente qualcosa di incommentabile. Ragazzi, vi lascia tipo una secchezza. Ragazzi, lascia una sorta di secchezza in gola questa bevanda, per cui è tutt'altro che rinfrescante. E poi ha questo sapore chimico che davvero non esiste, cioè un sapore veramente fastidioso da avere in bocca, no? Già al primo sorso, tale intensità di odore la possiamo percepire anche quando annusiamo la stessa bevanda, cioè noi sentiamo questo odore molto chimico che poi è lo stesso identico del sapore, cioè una volta fatto il primo sorso, una volta bevuto questo scempio di bevanda, ci accorgiamo veramente di questo sapore chimico che è veramente fastidioso. Si sente che non è elaborata, si sente che è una bevanda proprio minimale, cioè non hanno neanche utilizzato un aroma che fosse in grado almeno di compensare
questa acidità, questa sorta di sapore chimico. Cioè, ragazzi, l'ho lasciata qui, è qualcosa di imbevibile, nel senso che crea tantissima secchezza. Un integratore deve rinfrescare, deve, tra virgolette, ricaricare, no? Perché contiene sali minerali. Questo può anche essere, ragazzi, però è una cosa che proprio a livello di sapore, a livello di gusto, non c'è. Cioè, secondo me, l'aroma di limone dovrebbe coprire questo sapore chimico. Qualora dovesse esserci, perché magari c'è in tutti gli integratori, ma almeno negli altri sono riusciti a coprire questa strana acidità, questo strano sapore chimico. Invece qua sussiste, è presente, ma è intenso, ragazzi. Cioè, la bevanda sa più di chimico che di limone. Cioè, il limone è quasi un retrogusto, ragazzi. Dovrebbe essere in primo piano, dovrebbe emergere rispetto a tutto, invece è una sorta di retrogusto proprio di limone, ma è infimo. Emerge questo sapore chimico che veramente non ho parole. Ragazzi, io concludo qui questo video, come sempre. Cosa dobbiamo aspettarci da una bevanda di questo calibro? Una bevanda che costa pochissimo, cioè l'avrò pagata, se non sbaglio, 30 centesimi, una roba del genere. Per cui ovvio che non abbia nulla di speciale. Come voto finale, cosa dovrei dargli? Gli do uno. Perché se non si può neanche bere, che voto bisogna dare? Cioè, una bevanda deve almeno essere apprezzabile. Poi, magari a me non piace, però sono certo. Acquistate questa bevanda, provatela, ma vi assicuro che non riuscirete a mandarla giù. Neanche uno o due sorsi. Già dopo il terzo sorso vi viene voglia di buttarla via. Nel senso che veramente lascia tanta secchezza. Poi questo sapore chimico è fastidioso, vi resta in bocca ed è fastidioso. Io non l'apprezzo per niente. Secondo me una bevanda almeno deve essere degustabile, non deve sapere di chimico, deve sapere di limone, punto. Per cui ragazzi, io concludo qui questo video, spero che in qualche modo vi sia piaciuto. Come sempre lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, condividete questo genere di video con tante più persone possibili perché in Italia, ormai lo sappiamo, nessuno tratta questi contenuti. Noi ci becchiamo alla prossima, Tatuccio TV. Ciao!